Simone Cristini, classe 2001 bresciano, è l'attuale campione italiano della 254 tempi Enduro Junior. Simone, ciao, orgogliosamente bresciano, racconta un po' ai nostri amici come hai fatto a vincere l'italiano in una carriera così breve, dato che hai 21 anni e hai già vinto un titolo italiano. Quest'anno, 2021, è stato un anno, diciamo, particolare a causa del Covid e di tutte le problematiche legate a questo, e quindi è stato un po' un periodo strano, allenamenti, un po' tutto un po' così. Comunque quest'anno sono passato al 250, 2021 ho fatto cambio cilindrata, mi sono buttato nei grandi, diciamo, nei 250, e devo dire che non pensavo di fare così bene subito. Quest'anno sono riuscito a vincere il mio secondo titolo italiano nella classe 250 4 tempi junior. Ho partecipato il primo anno a un campionato estero, ho partecipato all'europeo e mi sono aggiudicato il titolo di vice campione europeo. Quindi campione italiano e vice campione europeo. Vorrei sottolineare una cosa: questo ragazzo, oltre a correre e vincere, lavora anche tutti i giorni come una persona normale. Dove trovi la forza di volontà, lo spirito? E tra l'altro spiegaci come mai ti è piaciuto di più l'enduro rispetto al cross, magari, perché non è una disciplina che possiamo dire attrae tanta gente così come il motocross. Perché hai scelto l'enduro? Allora sì, io, non avendo la possibilità economica, la mattina mi sveglio veramente presto e vado a lavorare. Mio papà ha un'azienda, faccio il fabbro, e diciamo la mattina lavoro e il pomeriggio mi alleno. Mi sono appassionato all'enduro perché io ho una casa in montagna e quindi, vivendo nel bosco, mi sono spinto sull'enduro. Sei un pilota Givi, sei il primo pilota in assoluto nella storia di questa azienda che utilizza un casco Givi a livello agonistico. Ci racconti un po' com'è nata questa collaborazione e quali sono le finalità appunto di questa collaborazione con Givi? Essendo di Brescia, nello stesso paese in cui ha la sede Givi, sono stato contattato da loro perché volevano fare un'innovazione. Volevano sviluppare un casco che riguardava il mondo dell'enduro e il mondo del cross. In questi due anni, 2020-2021, ho usato il casco Givi e, correndo, facendo le gare, ho sviluppato il casco con loro e siamo riusciti in questi due anni a sistemare il casco e fare veramente un buon prodotto. Quindi questo casco praticamente ti è stato cucito addosso, quindi saremo sicuri che sarà un prodotto che soddisferà anche l'amatore più smaliziato. Ci parli un po' dei programmi che hai per la stagione 2022, che campionati andrai a fare e quali sono le tue aspettative? Allora, nel 2022 parteciperò al campionato assoluti d'Italia nella categoria junior, quindi una categoria molto difficile, molto quotata, e parteciperò al campionato europeo d'enduro, che voglio riuscire a tutti i costi a vincerlo. Mi sto impegnando tantissimo, sto lavorando veramente tanto perché l'anno scorso mi è scappato, e parteciperò anche a due o tre tappe di gare di mondiale, siccome ce n'è una pure in Italia. Poi magari farò Slovenia, Germania,